Posso. No. Posso vedere, grazie. Ma che autografica? Sono sicuro appartenga. Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo. Oh. Ehi, Pete. MJ, che cosa ci fai qui? Quello che fai tu, lavoro. O almeno ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robby non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson scriverà un pezzo sulla Stati Fisk. Salve, Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no. Temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo. Mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che a quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so. Magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? E qui cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa. Tutto ok. Cominciamo. Si guardi intorno, Oh, familiarizzi con la vabbè, scena. Quando Jane. vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. Sì, D'accordo? ma già ovviamente. Pericolose. Maschere teatrali del XVIII Capisco le ragioni secolo. di Gruppo di Peter. La maschere. faccenda degli eroi mascherati non mi è mai andata giù. Sembra quasi che un vero eroe debba sparire dietro alle sue azioni, senza assumersi meriti o O se no finire le responsabilità. persone importanti Se eroe muoiono. fossi io, sarei orgogliosa delle mie Eh azioni. sì, ma i familiari rischiano. Gruppo di maschere no e Kyogen, risalente al periodo Edo, la persona figura Buaku e demone degli occhi tristi. Ovviamente. Presa lui. Il nostro Kimpi era passato di storia orientale, direi. Comunque, cioè, non cresci senza ricoprirsi, che è solo per proteggere chi ti sta attorno. Non perché non vuole prendersi meti. Armatura Scommetto che tatami. Fisk si vedeva così, un grand'uomo votato a compiere imprese straordinarie. Sì, il fine Non giustifica i mi ero mezzi, sbagliata. certo. Il fine giustifica i mezzi. Posso coprire altro, direi. Forse è buono, ma non ho che cosa da usare, non lo so che cosa è importante. Anche dialoghi che... Tipo Nel loro primo questo. scontro, Fisk ha usato questa per affettare Peter. Quella volta Peter è fuggito, è crollato mezzo morto nel mio giardino e ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Ehi, vedete come... Sono storie del passato. I sigli di Kimpi. Simcaria. Ne hanno parlato al TG. Niente di che. Pensavo diceva magari che Kimpy bruciava la pelle di Peter con questa. A volte ho l'impressione che la storia del mondo sia scritta da uomini che giocano a travestirsi e poi finiscono per litigare. Sì, certo, quello è un po' diverso, quella più teatralità che creano i giapponesi. Ricordo quando Fisk iniziò a trafficare manufatti come questo. Comprò il porto per coprire ogni traccia e licenziò tutti i vecchi dipendenti, incluso mio padre. Quanto Interessante. vorrei che papà fosse qui per vedere la situazione ribaltata. Ops! Ops! Scusate. Questa è una bella pittura, devo dire. Il fratello di guadagno è Non Nio, sopporto questa Kongo e immagine. Kongo. C'è troppa tensione tra le due figure. Vabbè, che vuoi, Meiji, è stato tutto pacifico, tutto caruccio, tutto pettinato. Eh? Questo è bellissimo. Porto di Kyoto. Kyoto, che meraviglia. Qui ci sta lei. Una parte di me vorrebbe mollare tutto e viaggiare per il mondo. Ma la mia vita e il mio lavoro sono qui. Costruito a Milano e Scegliere per Fisk Bologna. A questa vanissima. Mussolini. Ha perduto Mussolini, non ci posso credere. C'è pure lei piangere i Mussolini. Non ho parole. Passare passeggio. Mai piaciuto questo bastone. Troppo kitsch.
Troppo kitsch. Ma sembra cosa da dire lei, eh? Qui penso ci sia altro. Qui. Sono salire? No, per forza dalle scale, non siamo spider che può saltare. Wow, bel vaso. A zia May piacerebbe da morire. E non so a lei, direi. Mi manca, devo ammetterlo. Offerte per questa collezione di truffe infamie, base d'asta 10.000 vite distrutte, 10.001, 10.002. Simpatica. Campana Una Boncio. voce dall'oltretomba. Sarei tentata di suonarla. No, per favore, amici oltretomba, lasciamo lì che è meglio. Che già con Trecto Yomi ha avuto delle belle esperienze, devo dire. Dall'oltretomba, non c'è altro Le avviso da quando è pronta. Certamente. vedere. Devo stare andando avanti con la storia per il proprietario. Iniziamo dal pezzo forte. Un Kakie Monbaku unico nel suo genere. Magnifico. È un Mifune? Esatto. Il signor Fisk ha un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Capito lo Smelly che ha avuto i suoi agganci con Fisk, eh? Vendeva le cose. Traffichina, birichina, qui. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. Tra il La bene e il distruzione male. vive, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? Ecco. No, no, certo Ma che che ne no. vuole? Che ne Non che vossetta? io sappia. Non che io sappia. Cioè, no, no, no. E poi non che io sappia, ovviamente. Quelli non sono stato io, è stato del vento. Io lo giuro. Posso essere a questo sicuramente. Ah, R1. Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da tè cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisca si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io non sono al corrente delle sue Eh origini. sì, guarda, Oh sì, no, certo, mi certo. stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Se vuole Calma. scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si Famiglia. metta lì. Facevo tutto a lei. È proprio sicura di non voler dire niente riguardo le attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori siano interessati a... No, certo. Cavoli. Aspetti qui. Sì, certo. Un attimo. E non dovrebbe essere qui. Scatto una farfalla. Craig, ti richiamo dopo. Cosa di Craig, illegale? credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Quindi vedete Grazie. questa che ha Questa dei segreti. è una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Com'è Torno arrabbiata, subito. oh. Pizzicata sul più bello, non resa qualcosa di Fisk, eh? Maledetta. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza Cioè, prima. giochiamo anche in modo Se stealth. ragioni su quella statua, No, vabbè. ne uscirà una storia Con Mary sensazionale. Jane non ci Perché non hai credo. rimandato l'appuntamento? Quando i nemici si sospettiscono, mi dicono di legare, vedrai compare l'icona. L'icona con il punto esclamativo indica che sei stato scoperto. Se non è la tua giornalista, allora chi è? Sto cavolo. Ma no, no. Chi c'è nella mia casa d'aste? Oddio. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa No, dal no, no. collo. Cavolo, è fuori di sé. Certo che è una minaccia, Oh, ma Craig. io non ce l'ha. Oh, si gira, guardate. Sta maledetta. Sì,
Craig. Ok, poi l'ho scritto così. Bene. Sì, faccia più rumore, Mage, mi raccomando. Chiude la porta, almeno. Me ne aveva parlato. Fisco lo usava per nascondere le prove. Guarda lì che foto. Che belle foto, devo dire. Complimenti. Icone Wilson Fisk Collection. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Forse questi pezzi si muovono. Mi sa di sì. No, questo va su. E la mano si muove? Andiamo a vedere un attimo lì che vede meglio. Vedete? È alta, mano aperta, e dall'altra parte, ok. Qui. Dietro di loro c'è il mio. Guarda. Sembra diverso. Il catalogo indicava due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Però il piosino non si alza. E qui non mi fa fare, peccato. La bocca non che fa toccare. Vediamo un po' com'è lì. Ok, così. Il catalogo sì, sì, sì. Due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Allora, questi qua come c'è qui in foto, che qua devo dall'altra parte, quindi... Il catalogo indicava due posizioni. Sì, sì. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Il catalogo indicava due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro. Sì. Palmo destro rivolto in avanti. Ok, ma non me lo fa fare. E allora, noi abbiamo bocca chiusa, palmo sinistro giù, braccio destro in avanti. Ma questo, vedete, non si può fare. Cioè, vedete, qui è in alto il sinistro, non il destro. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Ma la bocca non la fa chiudere? Questo è il problema. La bocca non me la fa chiudere? Lei e Fisk sembrano grandi amici. E allora, aspetta, vediamo un po' se magari è effetto specchio. Alziamo il sinistro. Il catalogo sì. Due posizioni. Bocca chiusa. Vedete, qui so questo qua può fare. Palmo destro rivolto in avanti. Oh, ecco fatto. Sì, fino a me. La bocca me la dava. Sono quasi. Braccio. Manca solo un pezzo. Vuoi mancherebbe, scusami? Dall'altra parte. No, giusto, eh. Tutto l'ho fatto. Cos'altro manca? Bocca chiusa, braccio sinistro, su. Giù. Palmo destro in avanti. E cos'altro manca? Forse manca qualcosa. Vediamo un poco. Bocca chiusa, braccio sinistro, giù. Braccio palmo destro rivolto in avanti. E l'ho fatto. Ah, forse è qua, ecco. Mi sembra di averle già viste. Non so se è questo. Sì, questo di qua. Così non va. Come non va? Non è questo. E allora quello più piccolo. La cosa è che stiamo usando l'armatura di Libra. Il cavaliere Zolio, se vi ricordate. Ok. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe?
Ma che? Signore, mi scusi. Non può. Ci mancava. Dov'è la statua? Là dentro. E lo sappiamo loro cosa cercavano. Questo dossier che respiravo creato da Norman Osborn. Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Vabbè. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Mary Jane, come ci sta? Il Peter che è selvatico. Vabbè, allora, vedo cosa ci fa con Mary Jane. Cambiato profumo. Poi profumo pensa. Sì, sì, certo. Allora. Devo togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Sicuro quello, eh? Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. Sicuro? E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. È un po' difficile qui che non. Ho perso un poco delle. Cioè, come attaccata a distanza senza dover. Per forza. Allora, attiriamoli. Meglio non far rumore. Ammetto che non te l'aspettavi. Perché non un'altra... Ok, mi sa che la signora è morta. No, così, ma quanto mi tolgono? E ok, ho fallito. Che dovena signora, ma... Non c'è più attacchi normali. Allora. Prezzo al muro e il secondo attacco nella tela. Attiriamolo. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Ah, ok, ho quello semplice. È stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. E ok, un altro fatto, c'è l'altro lì dietro, che è il nostro subito, easy. Distante. Bravo, amico mio, fate così. E allora, abbiamo altri amici, sono un bel po' lì. Meglio non far rumore. Un bel po' qui. Non c'era di distrarli. E vabbè. Vai lì. Lui non ci verrà. Spiona. Per favore. E mi fa cattiva e poi vuoi anche faccio sta Mary Jane. Un altro è lì.
scatola. E siamo arrivati fino a qui. Va bene. Ora. Lasciami andare, MJ. Vabbè, a un certo punto arrivava lei. Fermi. No. Via. E il pezzo è lei. Prendiamo il tizio. Ma non era così tanto però prima, eh? Ma che botte... Ma cosa hanno fatto quello? Perché le vostre mani brillano? Ma vero? Perché? Siete fantasmi. Non ho mai combattuto un fantasma. A parte scherzi, sono particolari queste mani, eh? Cioè, ho affrontato vari spettri prima d'ora. Ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Combatto a potere. Fenomeno soprannaturale, questa sembra energia. Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Io sto morendo. No, non ho perso ancora, amico mio. E ti sembra essere scappato. Cos? A faccetta. Ma che potere ha questo? Io lo blocco. Sì, esatto, prima di te, lo pensi di tuo amico mio. Questo è una nuova pistola che va a scappare. Doji. Stiamo tutto, va. Però non è bloccato gli spidey. Bella. Cambiamo potere del costume, per favore. Abilità si mette uno in più. Colpo perfetto, no? Qui. Ma io voglio nella costumi, penso. Ecco. Dammi questo, va. Esercizi cardio fatti. Sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Da quando Mick è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale. Di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati. Che ne pensi? Beh, che siamo a New York. E tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che la Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry. Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare.
Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma... forse è così negativo. Insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so, dei soldi, le chiavi, regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. Bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti. E allora, ragazzi, il... Ehi, sì? Sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schultz ci sia ricascato. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Perfetto. E allora, ragazzi... Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Come diceva il buon Mike Schultz, quando Peter... quando Spider-Man vince, Peter perde. Quando c'è... un evento che porta a Spider-Man, Peter è sempre quello che soffre. Allora, direi finire qui oggi la live. Facciamo un recap di quello che è successo, ma da qui penso inizierà d'ora in poi il vero Spider-Man, perché quello è stato un tutorial, ci ha spiegato un po' le cose, c'è tutta la storia, cosa succede. Facciamo il recap. Iniziamo subito con la cattura di Kingpin, di Fisk, che è il boss criminale che controlla un po' la città, e come ha detto lui, quando io sono in carcere... sarà il finimondo, perché non c'è più lui a tenere equilibrio, che lui era un malvivente, diciamo, il boss della criminalità, ma che però ragionava molto e quindi evitava di creare problemi, c'era molto più corruzione, sì, ma a suo tempo, meno criminali che facevano quello che dicevano loro. E una volta lui che è stato catturato, compare questi due mascherati che cercano una cosa, che è il respiro del diavolo, un'arma che Fisk conosceva, che era da Norman Osborn, che però lui teneva nascosto, e se non c'è un gran motivo, se teneva nascosto quella, vuol dire che è un'arma pericolosa, che però altri criminali non hanno, diciamo, non hanno voglia di usarla, anzi, sono pronti a usarla con facilità. Andiamo a vedere un po' quello che è successo per ora, scusa un attimo. Noi abbiamo fatto solo una parte della città, il gioco è molto ricco di attività secondarie, la possibilità di creare armature, abbiamo qui nuova armatura, costume, guerra, vabbè, guerra, sei, mamma mia, che costumi. Andiamo su questo di qua, per favore, il classico che posso usare ora. Il gioco è stupendo, perché ha molte, diciamo, cose, chicche che puoi configurare tu Spider-Man come lo vuoi. Se vuoi avere un'armatura così, che hanno dei proiettili, o l'armatura, penso... antielettrica, sarà pure a che parte. Tutto questo fa in modo che tu possa creare il tuo giocare attraverso costumi, abitare le costume e anche abitare le nostre. Quindi il gioco è abbastanza ricco. Abbiamo anche molti gadget che blocchiamo col tempo. L'abilità, ne abbiamo una. Andiamo a fare questo di togliere le armi. Io mi muoverò un po' così. Andrò proprio a salire. Ora farò difensore questi altri tre, così da completare il nostro combattimento. C'è una cosa che è interessante, ditemi, fatemi sapere subito qualche commento qui ora, oppure quando avete le live divise, fatemi sapere. Quindi un gioco molto ricco, interessante, una storia che è solo inizio. Non so ancora chi sia cattivo, però intanto vediamo un po' personaggi. C'è Martin Lee, abbiamo la nostra zia lì, e May e Fish che è in prigione. Octavius, non so cosa... che
ruolo avrà in questo gioco. Lui deve essere uno dei cattivi, uno dei più cattivi di Spider-Man, ma in realtà qui in questo universo ascolto che Spider-Man è collegato a che Peter è collegato a Spider-Man, solo che fa i suoi costumi e lo sta aiutando. Non so, forse lui sappia qualcosa e fa finta di non sapere, che lui è molto intelligente, però non si sa. E come ha detto, commentate, lasciate i commenti. E come sempre, porterò queste live sul mio canale di YouTube, l'orario delle 5 e poi le 4. Dirò ogni live, genericherò molti episodi che abbiano, diciamo, i contenuti importanti, quindi dialoghi, scene filmate, qualche scena di combattimento, ma i movimenti li troverò tutti. Per sapere il mio canale YouTube, lo trovo tutto in fondo della home page. Li trovate senza il mio canale YouTube, anche i miei vari contatti, come Instagram, come Facebook, come TikTok. Anzi, TikTok non dovevo farlo, dovevo aggiungerlo. Lì trovate anche la playlist, diciamo, lista dei giochi a me affiliati. Non so se lo sono ancora affiliati, ma in caso andrò a fare uno sguardo. Giochi che sono stati esportati con format come The Discovery sui Mitterri. Potete andare a vedere pure sul mio YouTube questo nuovo format, questi video che vi portano giochi un po' sconosciuti, altri no, ma che ho qualche dubbio. Andate a vedere il gioco se vi piace o meno, se prima di comprarlo andate a vedere questi video. E detto questo, vi chiedo scusa, umilmente scusa, se l'inizio della live, non so quanto sia che la live andava male, ma nella parte più centrale ho visto che la live andava un po' a scatti, e questo per colpa di OBS che intanto ha questi problemi, cioè il programma non va bene e va a scatti sia la registrazione ma anche live. Quindi vi chiedo scusa. Noi ci vediamo domani con un'altra live che sarà di Prison Simulator, un gioco che dobbiamo finire, spero di finirlo più presto. Quindi ci vediamo domani, ragazzi, sempre per voi all'una, per me le due, la vostra interi, live finita, c'è la vostra live, passo e chiudo.